Che succede? Avete litigato? Rita si è arrabbiata con me solo perché ho detto che forse è meglio se mi catturano. E lo pensi davvero? Sul serio vorresti essere catturato? Non eri tu che facevi tutti quei grandi discorsi sulla libertà? No, era autunno a quel tempo. Adesso sto morendo di fame e di freddo. A me sembra che tu stia benissimo. Invece non sto bene proprio per niente. Siete tutti cattivi con me. Mi prendete in giro anche se sto per morire. Non voglio più stare qui. E tu cos'hai da guardare? Vattene! Ciao, Rita. Vado a sud con la mia famiglia. Ciao. Perché sei triste? Ugo torna agli studi cinematografici perché dice che ha fame e freddo. Perché non andate a sud nelle terre calde? Io e la mia famiglia lo facciamo tutti gli anni. Infatti è lì che stiamo andando. Ma io e Ugo non sappiamo volare. Però potete saltare su un treno. Arrivano fino a dove crescono gli alberi di frutta esotica, vero tesoro? Certo, vi indicheremo noi i treni giusti. È un'idea fantastica. Devo raggiungere Ugo prima che sia troppo tardi. Adesso che non ci sono più foglie sugli alberi, dovremmo avvistarlo facilmente, quell'animaletto. Se è così, allora a che cosa ci servono quei terribili cani? Servono a stanare e quindi a uccidere quella piccola spregevole. È stata una cattiva consigliera per l'animaletto della giungla. Guarda come sono bravi. Pelliccia di volpe! Uccidete! Nessuno mi può vietare di fare quello che voglio. Sei licenziato. Rita! Andate! Rita! Rita! Su, cerca! Rita! Ugo! Rita! Ugo! Rita! Quegli uomini vogliono farti sbranare dai loro cani. Devi scappare. Avevi ragione, non credo che morirò. Ho deciso, preferisco scappare con te. I petti rossi ci indicheranno come arrivare alle terre calde, dove c'è tantissimo cibo. Arrivano! Sarà dura scappare da qui. Guarda, c'è un fiume. Saltiamo in acqua e andiamo a nuoto. Quest'acqua è dura e fredda come roccia. Si chiama ghiaccio. Dai, andiamo. Forza! Cos'è? È neve. Sbrigati. Presto saremo al sicuro.